Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Giorgia e sono una makeup artist. Come già vi anticipavo nel video di presentazione, oggi parleremo di skincare, partendo dalle basi. Che cos'è la skincare? La skincare, come dice la parola stessa, non è nient'altro che la cura della pelle. Nell'ultimo anno, in seguito a Covid, utilizzo di mascherina, la skincare come argomento ha spopolato in qualunque casa cosmetica, è diventato proprio l'argomento principale di chiunque si occupi di beauty, proprio perché con l'utilizzo delle mascherine il make-up è passato in secondo piano. Inoltre, su tantissime persone, la mascherina ha creato degli inestetismi, dei brufoli dati dallo sfregamento o comunque dal fatto che la pelle rimane per tantissimo tempo in un ambiente umido, quindi i batteri hanno più modo e più probabilità di proliferare, andando poi a creare delle infiammazioni, dei punti neri, dei brufoli. Infatti, nello scorso 2020, ma anche in questo 2021, la cura della pelle è stato proprio l'argomento principale, tanto che è stato coniato addirittura un nuovo termine, ovvero maskne, per indicare l'acne o comunque i brufoletti causati dall'utilizzo della mascherina. Negli ultimi anni ha veramente spopolato il metodo della skincare coreana. Come la maggior parte di noi ormai sa, avendolo vista ovunque, questa metodologia di pulizia del viso è suddivisa in 10 step. Ognuno di essi ha una funzione specifica, quindi quello che andrò a fare è analizzare video dopo video, step dopo step, tutto quello che riguarda il modo di struccarsi, il prendersi cura della nostra pelle. Quindi, andando con ordine, in questo video analizzeremo il primo fondamentale step della skincare, la detersione. La detersione, insieme poi all'idratazione, è uno dei passaggi fondamentali di qualunque tipo di skincare, che sia coreana, che sia una skincare base, che sia una skincare molto più strutturata, quindi con tanti passaggi, tanti prodotti. Ma perché è proprio così importante detergersi il viso? Sia quando la nostra pelle è truccata, sia quando la nostra pelle è struccata, è molto molto importante andarla a pulire, andarla a detergere per togliere tutto ciò che vi si deposita al di sopra. Nel momento in cui noi usciamo di casa, la nostra pelle viene in contatto con qualunque sostanza presente nell'aria, che sia smog, polvere, fumo, inquinamento. Inoltre, la nostra pelle è un organo che continua a rigenerarsi. Rigenerandosi, si accumuleranno al di sopra di essa cellule morte, sebo, sudore. Tutte queste particelle che possono accumularsi al di sopra della nostra pelle devono essere accuratamente rimosse, sia la mattina sia la sera. Quindi, anche se una persona non si trucca, è fondamentale lo step della detersione, proprio perché nel momento in cui la pelle si deve rinnovare, se trova degli ostacoli, quindi se trova i pori occlusi da tutte queste sostanze che noi abbiamo accumulato durante il giorno o durante la notte, con il rinnovo cellulare appunto, e lo step che ci consente di togliere tutto questo dalla nostra pelle è appunto lo step della detersione. Per prima cosa, prima di andare a lavorare sul viso, dobbiamo lavarci bene le mani, perché se noi andiamo a toccare il viso o comunque a applicare dei prodotti con le mani sporche, tutti i microbi, tutti i batteri, tutto quello che noi abbiamo sulle nostre mani andremo inevitabilmente a trasferirlo sul nostro viso, che però è molto delicato, è molto più delicato rispetto ad altre parti del corpo. Per esempio le mucose degli occhi, le mucose della bocca sono in contatto diretto con il nostro organismo. Se noi con le mani sporche andiamo a toccarci la bocca, tutte le particelle che noi andiamo a depositare in questa zona verranno automaticamente anche portate all'interno. Stessa cosa per quanto riguarda gli occhi, per quanto riguarda il naso. Primissimo step fondamentale: lavarsi accuratamente le mani. Successivamente dobbiamo togliere tutto ciò che può ostacolare la nostra pulizia del viso. Per esempio, io vado a togliere gli anelli, che comunque possono accumulare della sporcizia anche nel momento in cui io vado a lavare le mani, perché nelle decorazioni che noi abbiamo all'interno della nostra bigiotteria, comunque dei nostri accessori, si vanno ad accumulare una quantità di batteri che semplicemente lavando le mani non riusciamo a togliere al 100%. Togliamo tutto quello che può riportare batteri, tutto quello che ci può dare fastidio, quindi vado a togliere anche braccialetti, vado a togliere l'orologio, vado a togliere gli orecchini, che io in questo caso per comodità ho già tolto, però è sempre un altro elemento che mi può dare fastidio, perché con degli orecchini grandi io magari la skincare arrivo a farla fino a qui, perché non voglio bagnare o sporcare gli orecchini. Togliendoli noi abbiamo la percezione di lavare molto meglio il viso. Il secondo step fondamentale prima di iniziare la skincare, ovviamente,
Nel mio caso, perché ho la frangia, ma anche se non avessi la frangia, è quello di raccogliere i capelli, per lo stesso motivo degli orecchini, che se io ho i capelli proprio a bordo del viso, io andrò a pulire questa zona e poi no, non voglio sporcare i capelli, no, non voglio bagnarli, ho appena fatto lo shampoo, inevitabilmente vado a non pulire determinate zone. Quindi inevitabilmente io andrò a evitare di toccare certe zone e ciò fa in modo di non effettuare una skincare al 100% completa. Io utilizzo delle fasce, al momento i miei capelli non sono ancora così lunghi da doverli prima raccogliere, però sarebbe meglio anche fare una coda e poi raccogliere con la fascia. Aggiungerei che più è carina la fascia, meglio viene la skincare. In questo caso vado ad utilizzare questa fascettina rosa mega carina che ho comprato su Shein e voilà, tiro indietro i capelli. Non ce la farei mai a fare la skincare con la fascia storta. È dritta? Ok. Ora abbiamo igienizzato le mani, abbiamo tolto tutto quello che ci dà fastidio, abbiamo raccolto i capelli, è il momento di iniziare con la detersione. La detersione di cui vi vado a parlare adesso è la detersione che solitamente io utilizzo alla mattina quando sono struccata e devo semplicemente togliere dal mio viso i prodotti che ho utilizzato la sera prima e le cellule morte e il sebo che si sono accumulate sul mio viso durante la notte mentre la mia pelle si stava rigenerando. Quello che utilizzo io è un semplice latte detergente, in questo caso vado ad utilizzare un latte detergente della Nivea, con cui mi sto trovando molto molto bene perché è vero che è un latte detergente anti-rughe e io ho solo 22 anni, però rispetto ad altri latte detergenti che ho provato anche di diverse marche, è molto più ricco e molto più nutriente, quindi mi va a lasciare già la pelle morbida senza essere troppo aggressivo. Come vado ad utilizzare il latte detergente? Lo metto sulle mie mani, lo spalmo leggermente su tutta la mano e lo vado a massaggiare sul viso. Vado a massaggiare bene tutte le zone del mio viso, quindi dal contorno occhi, il collo. Poi una cosa che mi piace molto fare è massaggiarlo con questa spazzolina in silicone. In questo modo sono sicura di andare a pulire bene qualunque parte del mio viso, con un massaggio aggiuntivo a quello che posso fare semplicemente con le mie mani. Mi sono dimenticata di dirvi che l'ho inumidito prima di utilizzarlo. Poi con un pannetto in microfibra che vado a bagnare, vado a rimuovere il prodotto che ho sul viso, sempre in maniera molto delicata, senza andare a stressare la mia pelle. E voilà, la detersione sul viso struccato è finita. Come primo step ho deciso di farvi vedere questo tipo di detersione perché solitamente viene molto sottovalutata. Ultimamente infatti si parla solo di doppia detersione, fase oleosa, fase schiumosa, però non è sempre indispensabile. La mattina sul viso struccato io non ho bisogno di fare una detersione troppo aggressiva perché non essendo uscita di casa difficilmente avrò polvere, smog, fumo o comunque sostanze nocive sul mio viso. Con questa detersione delicata io vado semplicemente a rimuovere le cellule morte, il sebo, i prodotti della sera prima senza essere troppo aggressiva sul mio viso, quindi senza andare a provocare traumi o uno stress eccessivo e non indispensabile sul mio viso. Personalmente nell'ultimo anno ho avuto molti problemi di pelle legati a un piccolo squilibrio ormonale e all'intolleranza alimentari. Nel momento in cui ho avuto questo grandissimo peggioramento mi sentivo di continuare a sgrassare, 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 pulire e facevo una skincare veramente troppo aggressiva. Questo causava ulteriori rossori, ulteriori brufoli, ulteriori sfoghi che non erano indispensabili. Cambiando la skincare della mattina, quindi rendendola molto più dolce, molto più una coccola e non un accanimento contro la mia pelle, ho iniziato a notare questo miglioramento vedendo il viso molto più luminoso, molto più morbido. Pian piano i brufoli hanno iniziato ad asciugarsi, infatti ora, a parte questo che su Instagram abbiamo soprannominato Gilberto, che mi è venuto perché sono golosa e non sono riuscita a rinunciare a prodotti contenenti lattosio, io non ho più gli sfoghi che avevo qualche mese fa. Ho dei rossori, ho delle macchiette dovute al fatto che non si fa, non fatelo, non va fatto. Mi schiacciavo i brufoli gialli. Ciò ha causato delle lacerazioni sul mio viso, dovendosi poi cicatrizzare, hanno creato questi spessimenti cutanei. Però sto notando appunto che, essendo molto più dolce nel momento in cui mi vado a detergere, pian piano stanno iniziando a migliorare e sono convinta che con l'utilizzo dei giusti prodotti
riusciranno pian piano ad andare via completamente. Questa era appunto la deserzione che faccio alla mattina. Alla sera invece, quando sono truccata o quando sono uscita di casa, quindi ho bisogno di una deterzione più profonda, vado ad effettuare la famosissima doppia deterzione. Ora, essendomi appena detersa il viso con il latte detergente, non vado a farvi vedere anche la doppia deterzione sul mio viso, ve ne parlo semplicemente. La doppia detersione è molto famosa per questi due passaggi, fase oleosa, fase schiumogena. Io mi sono innamorata della doppia detersione quando me ne hanno parlato in accademia, quindi già 2 anni fa. Non ho più smesso di farla, ho semplicemente integrato una detersione più leggera la mattina, che è quella appunto che vi ho appena fatto vedere con latte detergente, ma continuo ad amarla non tanto per il concetto di detersione in sé, perché su un viso struccato a volte può essere veramente aggressiva. Sono innamorata della doppia detersione per quanto riguarda il viso truccato. Quando ho appunto iniziato ero abbastanza titubante da questi due passaggi, il doppio prodotto, capendone poi il funzionamento, il meccanismo, quale prodotto serve a cosa, non ho più smesso, proprio per il fatto che nel momento in cui io vado a struccarmi utilizzando la doppia detersione posso pulirmi la faccia con un asciugamano bianco e non lascio nessun tipo di residuo, che per me è un traguardo pazzesco, anche perché quando ero più piccolina che utilizzavo tipo il latte detergente con il dischettino di cotone, quello classico, quindi neanche andavo a risciacquarlo come vi ho appena mostrato. Ogni volta che mi asciugavo il viso ero lì a cercare poi di pulire l'asciugamano, perché per me era un trauma dire a mia mamma: mamma, ti ho di nuovo sporcato l'asciugamano con il make up. Quindi per me la doppia detersione è stata la rivoluzione. Ho provato numerosissimi prodotti nel corso di questi 2 anni, dai più costosi ai meno costosi, naturali, non naturali. Il detergente oleoso con cui mi sto trovando meglio è questo prodotto della Nivea. Questo è per pelli secche, questo è per pelli normali. Sinceramente, utilizzandolo tra uno e l'altro non ho trovato grande differenza. La texture è la stessa, il profumo è abbastanza simile. Dato che è il primo passaggio e poi vado a fare altri 9 passaggi, non trovo nessun tipo di cambiamento al termine della mia skincare, ma neanche durante il passaggio della detersione oleosa. Questo prodotto lo trovate tranquillamente al supermercato, in negozi specializzati come Acquasapone, Tigo Tali, La Poix. Non so se si è visto, ma l'ho appena sparato ovunque nonostante io l'abbia bloccato. Vabbè, comunque. Questi prodotti si usano all'incirca come il latte detergente, quindi io vado a metterlo sulla mano, lo massaggio leggermente, tampono su tutto il viso. In questo modo, tamponando, io vado a sciogliere il make up senza essere aggressiva sulla mia pelle, quindi non vado a creare delle scoriazioni, non vado a infiammare dei punti delicati come per esempio possono essere dei brufoli che sono presenti sul viso in quel momento. Con un pochino di acqua tiepida vado avanti a massaggiare una volta che l'ho applicato su tutto il viso. Questo prodotto mi creerà un'emulsione, quindi una specie di schiumettina bianca, e poi sempre con i miei pannetti, che continuerò a sponsorizzare tra virgolette da quando l'ho provato la prima volta, anche questo per me è stata veramente la rivoluzione del mio modo di struccarmi e l'ho consigliato veramente a chiunque, l'ho regalato veramente a chiunque. Natale, compleanno, per me era sempre il regalo, i pannetti. Infatti, come potete vedere, ne ho di ogni colore, dimensione, ne ho provati veramente tantissimi. Questi fanno in modo che quando io vado a togliere il prodotto sono delicati sulla pelle, non vado ad inquinare, non andando ad utilizzare i dischetti di cotone classici non produco dell'immondizia, quindi non inquino. Mi permettono di togliere molto facilmente tutto ciò che è stato sciolto dal mio prodotto a base oleosa. Un altro prodotto che ho utilizzato veramente tanto è l'olio di cocco puro, quello che è anche alimentare. Mi trovo molto molto bene. L'unica cosa è che, a differenza dei detergenti specifici, non va a creare un'emulsione, quindi preferisco sempre stare su prodotti formulati apposta, perché chimicamente sono specifici per l'utilizzo che ne andiamo a fare, quindi sicuramente sono migliori. Perché è importante struccarsi con un detergente oleoso? Non so se tutti abbiamo fatto chimica alle medie, penso di sì, alle superiori, chi nel biennio, chi nel triennio, chi durante tutti i 5 anni. Sicuramente, non avendola studiata anche in modo approfondito, tutti abbiamo sentito parlare della regola del simile scioglie simile. È proprio quello che vanno a fare questi tipi di detergenti, questa prima fase, e
essendo oleosa va proprio a sciogliere il make-up, il sudore, il sebo, tra virgolette intrappolandolo e poi tirandolo fuori. Questo tipo di prodotti va a spaccare la formula chimica del mascara, del rossetto, del fondotinta, facendo in modo che noi andiamo a rimuoverlo molto più dolcemente dal viso senza andare a sfregare. Quindi una volta che noi andiamo a risciacquarlo, già diciamo l'80% delle impurità del nostro viso le abbiamo tolte. Ovviamente questo non basta, perché sicuramente con un passaggio di detergente oleoso non andremo a sciogliere al 100% tutto ciò che c'è sul viso. In più, nonostante sulle confezioni ci sia scritto non lascia residui oleosi, delle piccole particelle rimangono sul nostro viso, quindi vanno tolte, perché sennò possono andare a occludere i pori e da qui nasce poi il punto nero che può diventare brufolo, proprio perché non siamo andati a fare una pulizia profonda. Per rimuovere quindi i residui di questo primo detergente che andiamo ad utilizzare, arriva in nostro soccorso la seconda parte della detersione, ovvero la detersione a base schiumogena. In questo caso avremo dei prodotti che non sono a base olio ma a base acqua, che attraverso l'emulsione, quindi la schiuma che vanno a creare, tolgono innanzitutto tutto quello che non abbiamo tolto con la prima detersione, quindi se ci sono delle piccole impurità, se ci sono delle tracce di make-up, verranno tolte. Inoltre questo ci servirà a rimuovere tutti i residui oleosi che sono rimasti appunto precedentemente. Questo prodotto per questa seconda fase di detersione esiste in 2000 formule, quindi in schiuma, in mousse, in crema, sotto forma di gel, ce ne sono veramente di ogni. Io voglio mostrarvi quelli con cui il mio tipo di pelle reagisce meglio, quindi quelli con cui nel corso dei mesi precedenti mi sono trovata appunto meglio, che mi sento di poter consigliare a chi non ha particolari patologie, particolari esigenze, a chi non ha particolari problematiche, quindi ha una pelle normale. Nel mio caso ho una pelle normale con tendenza mista, quindi se avete una pelle eccessivamente secca, questi prodotti che vi sto mostrando non fanno al caso vostro. Per qualunque tipo di prodotto dovete sempre basarvi su ciò che la vostra pelle ha bisogno. Io vi faccio vedere i prodotti che sto utilizzando, ripeto e continuerò a ripetere in ogni video che sono giusti per me. A maggior ragione se avete qualunque tipo di patologia, quindi un'acne, una pelle eccessivamente secca, sensibile, rivolgetevi sempre a un medico specializzato, a un dermatologo che vi saprà sicuramente indirizzare ai prodotti più giusti per voi. Io personalmente, a parte qualche sfogo dovuto però all'alimentazione, quindi nel mio caso io so quali sono le problematiche e le esigenze della mia pelle, riesco a indirizzarmi sui prodotti che vanno bene per me. Poi ovviamente mi capita di prendere il prodotto sbagliato che poi utilizzando non mi piace, mi dà magari fastidio. Per esempio ho scoperto di essere intollerante all'aloe. Ci sono dei prodotti con una bassa percentuale di aloe che riesco ad utilizzare senza avere nessun tipo di problema, ci sono dei prodotti a base di aloe molto molto alta che faccio fatica ad utilizzare perché trovo che utilizzandoli molto spesso mi fanno venire dei brufoli. Però tutto questo io l'ho scoperto innanzitutto parlando anche con dei medici, quindi quando io per esempio sono andata dalla dottoressa di base ho chiesto delle spiegazioni per quanto riguardava i miei sfoghi sul viso, stessa cosa ho fatto quando sono andata dalla ginecologa proprio per capire se erano disfunzioni ormonali o se era dettato da altro, e alla fine sono arrivata alla conclusione che sono tutte intolleranze alimentari. Detto ciò, una volta che avete capito qual è il vostro tipo di pelle e avete effettuato la prima detersione, vi faccio vedere i detergenti che utilizzo più spesso e che mi rimuovono totalmente il detergente oleoso senza però essere troppo aggressivi, quindi non vanno a seccare troppo la pelle, ed è una cosa fondamentale. Quindi se utilizzate un prodotto schiumogeno che vi lascia la pelle molto 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 secca, probabilmente non è giusto per il vostro tipo di pelle. Per esempio ho utilizzato molto spesso, infatti sono già a oltre metà, questo gel detergente detox ai carboni attivi. Questo è sotto forma di gel, come vedete contiene aloe, ma non mi dà nessun tipo di problema, quindi riesco a utilizzarlo tranquillamente. Lo utilizzo quando non sono eccessivamente truccata o non sono truccata del tutto, ma la sera in ogni caso vado a fare la doppia detersione, e mi basta un pump dell'olio struccante, quindi una sola spruzzata. Non avendo eccessivo olio sul viso, questo in gel mi riesce tranquillamente a pulire il viso. Quando invece sono molto molto truccata e ho bisogno di un detergente un pelino più potente, vado ad utilizzare un detergente in crema. Mi trovo benissimo con questo qua di Wycon, è molto più denso, vi faccio vedere comunque la texture. Questo è molto più denso, infatti non fa molta schiuma quando lo vado a massaggiare, però essendo proprio corposo
Trovo che, ripeto, sulla mia pelle sia molto molto valido per detergermi completamente, togliere ogni residuo di gel senza però essere troppo aggressivo come tutti gli altri che utilizzo. Mi trovo molto molto bene anche con le mousse. In questo caso utilizzo sempre un detergente di Wycon. Vi faccio vedere la mousse, a differenza della crema è proprio una spuma che io vado a massaggiare e mi va a rimuovere tutto ciò che ho sul viso. Devo ancora testare, non l'ho ancora aperto, sempre un altro detergente in crema di Fresh, però volevo prima finire questo, non volevo aprirli anche perché hanno 6 mesi di... no, questo 12 mesi, questo ha 6 mesi dall'apertura come scadenza di PAO, quindi preferisco aspettare a provarlo. L'ultimo detergente che ho portato oggi da farvi vedere, questo non si richiude, ok, è il Topexan. Io questo tipo di detergente lo utilizzavo quando ero più piccolina, che avevo magari i primi brufoletti. Non pensavo che mi avrebbe salvato la vita passati i 20 anni, ma effettivamente quando ho avuto il periodo di brufoli, quindi tutti i brufolini, quelli proprio pieni di pus gialli, come vi ho già detto prima, sbagliando ogni tanto mi capita di tac, di schiaccio, e per me è una goduria immensa nonostante sia sbagliatissimo. Questo è un dermolavaggio antibatterico, quindi nel periodo in cui ero veramente piena mi aiutava a togliere i batteri, quindi a cercare di limitare i danni, perché nel momento in cui io vado a schiacciare un brufolino e non vado poi a disinfettare la zona, mi possono entrare i batteri e causarmi infezione. Questo appunto mi ha aiutato, o soprattutto continuo a utilizzarlo, tipo in questo caso che ho questi sfoghi, proprio perché mi vanno a tenere la zona disinfettata. Latte detergente per la detersione al mattino, doppia detersione quando si è truccati, quindi non solo detersione ma anche struccaggio con detergente oleoso e detergente schiumoso. Quali altri metodi per detergere il viso ci sono? C'è la famosissima acqua micellare, io ce l'ho in mini size perché non la uso volentieri su di me, soprattutto perché, come so che tante persone la utilizzano, c'è scritto senza risciacquo. In realtà le micelle che sono contenute all'interno di questo prodotto sono delle particelle di sapone. Vi voglio fare una piccola dimostrazione che qualche mese fa è andata anche virale su TikTok, proprio per farvi capire perché anche questi prodotti vanno risciacquati. Io adesso vi faccio vedere che è messa su un dischetto di cotone che ho dovuto rubare a mia mamma perché io non li utilizzo. Se vado a soffiare, vedete quanta schiuma esce? Questa schiuma, se noi non andiamo a rimuovere, ovviamente rimarrà sul nostro viso, ma le particelle di sapone a contatto con il nostro viso vanno a seccare la pelle, quindi non è giusto, no? Non fa bene tutti i giorni tenere tutto il giorno del sapone sul viso, perché questo anche agitandolo si può vedere quanta schiuma fa. E quindi io non amo questo metodo di detersione, anche se ce l'ho appunto in mini size. Quando vado a truccare mi capita di dover pulire il viso della mia modella prima di iniziare il make up, e per comodità a volte porto in giro questa, perché se utilizzo un detergente oleoso magari non ho la possibilità di far lavare il viso e quindi poi viene veramente difficile. Ultimo metodo, che per me è un no, è veramente un grande no, nonostante io ce le abbia, sono le salviettine struccanti. Allora, devo essere sincera, le mie preferite in assoluto, per quanto io le detesti, sono quelle di Wycon e queste Nivea. Ho comprato all'outlet qualche mese fa queste di Pupa, ma non mi piacciono per niente. Wycon e Nivea sono molto oleose, quindi riescono comunque a essere abbastanza delicate per quanto si debba sfregare. Sempre le uso un po' come tappabuchi quando sono in giro, quando non ho la possibilità di lavarmi il viso, quindi un lavandino a portata di mano. Se no, comunque preferisco evitarle. Le utilizzo magari ogni tanto quando appunto trucco altre persone, se mi sporco la mano, per comodità uso quella, ma tendenzialmente per me sono un grande no. Anche perché, oltre alla poca delicatezza sul viso, perché comunque con una salviettina struccante io devo sfregare, quindi vado a creare delle microabrasioni sul viso, vado a stressare la pelle, sono molto inquinanti, quindi sto cercando di essere il più ecosostenibile possibile. Per quanto riguarda delle piccole azioni che faccio quotidianamente, per esempio al posto dei dischetti di cotone uso i famosissimi dischetti in fibra di bambù. Io ormai ne ho presi 3 pacchi diversi, ve li ho portati tutti e 3 da vedere, quindi questi sono i primi che ho
che ho comprato. Poi ho comprato questi che sono leggermente più porosi rispetto agli altri e poi ho comprato anche questi in cui io posso inserire la mano, quindi per andare a rimuovere le maschere sono molto molto comodi. Utilizzo appunto i pannetti in microfibra anziché il dischetto di cotone comunque per andarmi a struccare. Utilizzo tante spugnette. Allora, devo essere sincera, le prime che ho comprato sono queste qui di Kiko, ormai ce le ho da veramente tanto tempo e mi piacciono, ma sono tanto tanto ruvide, quindi a volte quando ho dei periodi di pelle molto sensibile, sfoghi eccetera, mi fanno male. Nel momento in cui ho provato queste di Wycon, che ho trovato veramente molto più morbide, mi sono innamorata, quindi come spugnetta principale utilizzo questa di Wycon. A volte utilizzo anche questa, però magari per rimuovere una maschera, uno scrub, comunque la uso un pelino di meno. Un'altra spugnetta che mi aiuta tantissimo con la parte schiumogena della doppia detersione è questa spugnetta qua. Adesso io non so come si dice, non l'ho capito, non so se si dice cognac, non so se si dice konjac. In ogni caso, questa spugnetta qua è già la terza che compro, la prima l'ho comprata più o meno un anno fa, era bianca normale, l'avevo trovata all'acqua e sapone, era proprio una novità, mi ero trovata benissimo. Adesso ho già ricomprato per la seconda volta questa, che ha anche degli attivi al carbone vegetale, quindi è purificante, e la utilizzo insieme a i detergenti schiumogeni, quindi io vado a bagnarla, si ammorbidisce, mettendo il detergente mi aiuta a fare schiuma, proprio come una spugna per lavarsi il corpo, mi aiuta a detergere benissimo il viso. Poi la appendo, la lascio asciugare e diventa appunto, come vedete, secca. Una cosa molto molto importante di tutti gli accessori che utilizziamo per andare a fare la detersione, quindi dalle spugnette al pannetto struccante alla spugnetta in cognac, konjac, ha la spazzolina in silicone, è tenerli puliti, pulirli sempre, lavarli sempre, non lasciarli umidi. Per esempio, questa spugnetta è ancora nella plastichina perché è nuova. Se io vado a tenere nella plastichina una spugnetta che ho utilizzato, non si asciuga, rimane in un ambiente umido, quindi si riempie di batteri ed è nociva per il mio viso, quindi mi andrà sicuramente a creare delle reazioni. Un consiglio che vi posso dare, spero di non dire una boiata, si può dire boiata? Sì, non è una parolaccia, boiata, comunque spero di non dire una cosa non vera o che non faccia bene. A parte questo, che a volte pulisco con l'alcol, lo risciacquo e poi lo lascio asciugare, tutte queste cose io le butto in lavatrice tutte le settimane. Pannetti non così tanti per questo motivo, perché io li uso, poi li metto a lavare, non posso far andare la lavatrice tutti i giorni per un pannetto, quindi li accumulo. Una volta alla settimana, due volte alla settimana, comunque li butto in lavatrice con il Napisan, quindi con un detersivo igienizzante apposta antibatterico, in modo che sono sicura di avere sempre tutti i miei attrezzi, non dico sterili perché sterili è una parola veramente enorme, però il più puliti possibile, quindi è molto importante essere sicuri di avere igienizzato tutti i prodotti prima di utilizzarli. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, spero di essere stata abbastanza esaustiva, di avervi spiegato in modo chiaro l'importanza della detersione, a che cosa serve, come si fa, quali sono i tipi di detersione, quali sono i prodotti migliori, che cose invece da scartare. Se avete qualunque dubbio o domanda, fatemelo sapere nei commenti, io sarò felicissima di rispondervi, rispiegarvi qualcosa che magari non sono stata chiara, anche perché è il mio secondo video, devo ancora prenderci un attimino la mano a parlare davanti alla videocamera, quindi a volte mi perdo, rimango a guardare il soffitto pensando cos'altro dovevo dire, quindi sicuramente mi sarò dimenticata qualcosa. Non dimenticatevi di lasciarmi un pollice in su per supportarmi, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video in cui parleremo di scrub e maschere con risciacquo. Ciao!